La pace del Signore, fratelli e sorelle, è un'altra benedizione che il Signore ci ha dato in questo giorno, noi qui negli Stati Uniti di America e voi in Italia, a essere uniti insieme per lodare e glorificare il nome di Gesù Cristo. E fratelli e sorelle, il Signore ci benedirà in questo giorno, perché il Signore ha sempre promesso che quando due o tre persone si riuniscono nel nome suo, la sua presenza sarà in mezzo a noi, e noi crediamo che il Signore è in mezzo a noi, qui in America e anche nell'Italia. E lo Spirito Santo muoverà, e lo Spirito Santo ci toccherà i nostri cuori. Apriamo in una parola di preghiera. Signore, ti ringraziamo per la vita, per la forza e il desiderio che ci hai dato, che tu ci hai dato in questo giorno, di unirci insieme per lodare e glorificare il nome di Gesù Cristo. E Signore, noi ti domandiamo la tua benedizione su questo servizio, di noi la preghiera del nostro cuore, che tu usi ogni cosa che sarà detta e fatta per portare gloria e onore a Gesù Cristo. E Signore, ti ringrazio nel nome di Gesù, che è benedetto da ora in eterno. Amen.
sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità non troverei uno come te, nessuno come te, nessuno come te, nessun altro sa capire il mio cuore.
Santo. Signore, noi ti vogliamo ringraziare che tu, anche quando noi eravamo peccatori, anche quando noi eravamo separati da te, perché il nostro peccato ci aveva separato, tu ci hai amato tanto che tu sei venuto in questo mondo per prendere il nostro posto sulla croce. Tu hai dato la vita tua, tu hai preso i nostri peccati, li hai messi sopra le tue spalle e li hai portati e li hai inchiodati sulla croce. E oggi, Signore, perché la tua grazia che si rivelava in noi, noi siamo figlioli tuoi, noi apparteniamo a te. Il nostro nome è scritto nel libro della vita e noi sappiamo che quando tu ritornerai, noi ti vedremo faccia a faccia, perché noi saremo come a te. Signore, in questo tempo dell'anno, una volta tutto il mondo è confrontato con la realtà che 2000 anni fa Gesù è nato. Gesù venne su questa terra per portare i peccati nostri sulla croce. Signore, non ci sono parole per noi di dire quanto noi ti amiamo e ti ringraziamo per quello che ancora oggi tu continui a fare nelle nostre vite e per noi. E Signore, aiutaci. Aiutaci a continuare ogni giorno della nostra vita a camminare con te, ad amarti, non solamente con la nostra bocca, ma con il nostro cuore. E Signore, ti ringrazio. E ti do la gloria e ti do l'onore nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto da ora in eterno. Fratelli e sorelle, il Signore è veramente buono. Ogni giorno il Signore è buono. Non c'è limite alla bontà di Dio. Non c'è limite alla sua misericordia. Abbiamo detto la settimana passata che il nostro Dio, il Dio che noi crediamo, il Dio che noi serviamo, il Dio che noi chiamiamo, è il vero Dio. E Lui si è rivelato nella sua parola come l'unico Dio. Lui ha detto: io sono l'unico Dio e non c'è nessun altro Dio dopo di me. E noi, se vi ricordate, noi abbiamo letto nella parola Signore che il Signore conosce la fine fin dal principio. La nostra conoscenza è limitata. Noi conosciamo il presente, ma noi non sappiamo il futuro. Ma il Signore conosce il futuro prima del presente. E noi abbiamo visto questo nella prima venuta di Gesù Cristo, come il Signore aveva promesso un Redentore, un Salvatore, che doveva venire dalla progenie della donna. E il Signore ha mantenuto le sue parole. E Gesù, 2000 anni fa, venne su questa terra. Ma non so, la parola del Signore ci dice anche che Gesù, lo stesso Gesù che è venuto la prima volta, ritornerà la seconda volta. Sì, fratelli e sorelle, se vi ricordate, il Signore disse al serpente: io metterò in nemicizia tra la progenie della donna e la tua progenie. Tu lo
gli mangerai il calcagno, ma lui ti distruggerà, ti schiaccerà la sua destra. E fratelli e sorelle, 2000 anni fa, quando Gesù morì sulla croce, lui ha pagato il prezzo per la nostra salvezza. E quando Gesù è risuscitato, quella era stata un'altra evidenza che lui era il Messia, che lui era la progenie della donna che il Signore aveva promesso. Fratelli e sorelle, ma la battaglia ancora non è finita, perché ancora la morte regna su questo mondo. C'è gente che muore ogni momento, non solamente credenti ma anche non credenti. E la parola del Signore ci dice che la guerra sarà completamente finita quando Gesù ritornerà e lui distruggerà completamente la morte. Quindi, fratelli e sorelle, finché Gesù non ritorna, ancora il diavolo ha potere su questa terra. Ma quando Gesù ritornerà, lui distruggerà la morte, non ci sarà più morte. Noi riceveremo un nuovo corpo, un corpo che è glorificato, un corpo che non conosce malattie e cose, tristezza e cose cattive. E la parola del Signore ci dice che quando noi vedremo Gesù, noi saremo come a Lui. So, fratelli e sorelle, Gesù ha promesso: io vengo presto. E Gesù ritornerà. Noi non sappiamo il giorno, noi non sappiamo l'ora quando Gesù ritornerà. Ma quando noi guardiamo quello che sta succedendo in tutto il mondo, e quando noi studiamo la parola del Signore, quando noi studiamo la Bibbia e vediamo che le profezie che il Signore aveva fatto si stanno avverando davanti agli occhi nostri, noi sappiamo che ci stiamo avvicinando al ritorno di Gesù Cristo. Abbiamo detto la settimana passata che i credenti della prima chiesa credevano che Gesù ritornasse durante la loro vita, ma Gesù non è ritornato. Il motivo che Gesù non è ritornato è perché la loro avevano fatto dei sbagli a credere che Gesù ritornava. Perché la parola del Signore ci dice che c'erano degli eventi che dovevano venire a compimento prima che Gesù potesse ritornare. Abbiamo detto la settimana prossima che la prima cosa che doveva succedere era la distruzione della città di Gerusalemme, la distruzione del Tempio e tutti i giudei essere sparsi in tutto il mondo. Questo sia avvenuto nel 70 d.C. L'imperatore Tito distrusse la città di Gerusalemme, distrusse il Tempio e tutti i giudei furono sparsi in tutto il mondo. Abbiamo anche studiato che prima che Gesù ritornava, il Signore aveva promesso che lui riportava indietro un'altra volta ai giudei e li riportava un'altra volta nella sua terra, e ci sarebbe stato un'altra volta uno stato della nazione di Israele. Questo si è avvenuto in maggio del 1948. Sì, fratelli e sorelle, il Signore dice una cosa e la cosa si avvera. Abbiamo detto anche che prima che Gesù poteva ritornare, ricordate, il Signore conosce la fine dal principio. Il Signore sapeva che c'era bisogno di una nazione che andava a aiutare la nazione di Israele durante questo periodo, quando il Signore li riportava nella terra promessa. E il Signore ha creato gli Stati Uniti d'America. Fratelli e sorelle, se non fosse per gli Stati Uniti d'America, oggi non ci sarebbe
la nazione di Israele. Come ho detto la settimana passata, il presidente dell'America Truman fu il primo a dichiarare Israele di essere uno Stato nel 1948. E quando Israele è stato attaccato dagli arabi che si trovavano intorno a loro, l'America li ha aiutati e loro hanno sconfitto tutte le nazioni che si sono scagliati contro loro. Sì, fratelli e sorelle, il Signore sapeva che aveva bisogno di una nazione e Lui ha creato gli Stati Uniti d'America. La parola del Signore anche ci dice che negli ultimi tempi l'America scomparirà. L'America non sarà più una sovrapotenza. L'America sarà ridotta come tutte le altre nazioni. Fratelli e sorelle, voi non sapete, ma noi che abitiamo in America, noi vediamo giorno dopo giorno che c'è troppo discordio in questa nazione. La gente non vive d'accordo. La gente lotta uno contro l'altro. La gente odia questo paese. La gente dice che l'America è una nazione razzista. E quando gli americani vanno agli Olimpici, alle Olimpiadi o hanno in altre competizioni e giocano l'inno della nazione, loro non lo rispettano. Sì, fratelli e sorelle, l'America è divisa, ma non ci dovrebbe sorprendere perché il Signore ci dice che negli ultimi tempi l'America scomparirà e non sarà più una nazione che controllerà quello che succede in tutto il mondo. Fratelli e sorelle, abbiamo anche detto che prima che Gesù ritornava ci doveva essere la formazione delle Nazioni Unite. E questa si è avverata nel 1945 e noi abbiamo detto che lo slogan che le Nazioni Unite usano è quello che dice pace e sicurezza. Noi siamo qui per portare pace e sicurezza tra le nazioni del mondo. Ma fratelli e sorelle, vi ricordate quello che la parola del Signore dice? Che quando loro diranno pace e sicurezza, improvvisamente sopra loro verrà una rovina. E questa è un'altra profezia che si è avverata nel 1945. Un'altra cosa che si doveva avverare prima che Gesù potesse ritornare è la nascita dell'Unione Europea. La nascita dell'Unione Europea. Ma perché è questo importante? Oggi in Europa c'è l'Unione Europea, ci sono 27 stati che appartengono a questa Unione. Perché è questo importante? Fratelli e sorelle, questo è importante perché la parola del Signore ci dice che negli ultimi tempi l'impero romano che governava tutto il mondo quando Gesù viveva su questa terra, negli ultimi tempi questo impero romano sarà ricostruito, sarà risuscitato e da questo impero romano verrà l'anticristo che governerà tutto il mondo. Negli ultimi 7 anni della storia umana, il Signore ce l'ha detto questo in Daniele capitolo 7 versetto 8. Daniele capitolo 7 versetto 8. Daniele dice: stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno, davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte. Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunciava parole arroganti. Giovanni vide, Daniele vide e dice che lui vede un corno piccolo che sorgeva in mezzo alle 10 corna e aveva una bocca
e parlava parole arroganti. Fratelli e sorelle, quando l'anticristo si rivelerà sulla faccia della terra, lui parlerà cose arroganti. Tutto il mondo lo accoglierà come il salvatore dell'umanità. Tutto il mondo si inginoccherà davanti a lui e faranno quello che lui vuole. Versetto 23 del capitolo 7 di Daniele, leggiamo queste parole. Egli mi disse, l'angelo ora spiega a Daniele il significato della visione. Dice, egli mi disse, la quarta bestia è un quarto regno sulla terra, diverso da tutti i regni, che divorerà tutta la terra, la calpesterà e la frantumerà. Sì, fratello, quando l'anticristo verrà, lui calpesterà e lui frantumerà la terra. Versetto 24. Le dieci corna sono dieci re che sorgeranno da questo regno. Il Signore ha rivelato a Daniele che negli ultimi tempi ci saranno dieci regni, dieci nazioni che si uniranno. E dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti, abbatterà tre re. Nel versetto 25, egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mudare i giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo dei tempi e le metà del tempo. Questo parla della grande tribolazione, quando nel mezzo della grande tribolazione l'anticristo dichiarerà che lui è Dio. E lui dirà che tutto il mondo deve adorare solamente a lui. E dice che i santi dell'Altissimo, che parla dei giudei, i giudei saranno dati nelle mani dell'anticristo. E noi sappiamo dalla parola del Signore che l'anticristo attaccherà lo Stato di Israele, cercherà di completamente distruggere, e distruggerà due terzi dei giudei. Un terzo, il Signore li salverà, il Signore li proteggerà durante la grande tribolazione, e quando Gesù ritornerà, loro andranno ad essere con lui. Sì, fratelli e sorelle, noi sappiamo che, come ho detto stamattina nel servizio inglese, il diavolo non conosce il futuro, il diavolo solamente conosce il presente e conosce quello che il Signore ha scritto nella sua parola. Il diavolo sa che Gesù ritornerà, e quando ritornerà, ritornerà per la nazione di Israele. Il diavolo sta pensando, se io posso distruggere i giudei, se io posso distruggere la nazione di Israele, non c'è bisogno che Gesù ritorni. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Adolfo Hitler ha ucciso più di 6 milioni di giudei. La stessa cosa si avverrà durante la grande tribolazione. E tutto questo è per prevenire il ritorno di Gesù Cristo. Ma fratelli e sorelle, ricordiamoci, il Signore ha detto, io conosco la fine dal principio e la mia volontà, le cose che io ho detto, vengono a compimento. Il diavolo cercherà, ma il diavolo non vincerà, perché il Signore, il nostro Signore, sempre vince. Un'altra cosa che si doveva avverare prima del ritorno di Gesù è l'instaurazione, la crescita del regno dell'anticristo. E fratelli e sorelle, negli ultimi 4 anni, con la venuta del Covid, noi abbiamo visto che le cose sono completamente differenti. Con la venuta del Covid è stata la prima volta nella storia umana che tutte le nazioni del mondo hanno fatto la stessa cosa. Tutte le nazioni del mondo hanno controllato i loro popoli e hanno detto alla gente quello che la gente doveva fare. E se tu non ubbidivi, no, tu non potevi vivere una vita normale. Sì, fratelli e sorelle, tutto questo è per preparare il mondo, per preparare le nazioni,
per la venuta dell'Anticristo, perché quando l'Anticristo verrà sulla faccia della terra, lui controllerà tutto il mondo, lui controllerà tutta la gente. Lui dirà che se tu vuoi vivere, devi prendere il marchio della bestia. Senza il marchio tu non puoi comprare, non puoi vendere, non puoi andare a lavorare, non puoi fare ogni cosa. Sì, fratelli e sorelle, specialmente negli ultimi 4 anni, noi abbiamo visto rapidamente tutto il mondo prepararsi per la venuta dell'Anticristo. Un'altra cosa che si doveva avvenire prima del ritorno di Gesù Cristo è un incremento e l'utilizzo della tecnologia. E fratelli e sorelle, negli ultimi anni, negli ultimi 20-30 anni, la tecnologia aumenta rapidamente ogni giorno. Perché è questo importante? Questo è importante perché la parola del Signore ci dice, quando noi leggiamo l'Apocalisse capitolo 11, che durante l'Apocalisse il Signore manderà 2 testimoni nella città di Gerusalemme, e per 3 anni e mezzo loro predicheranno la parola del Signore. Li cercheranno di uccidere, ma non potranno ucciderli. Il Signore li proteggerà. E dopo che il loro tempo è finito, l'Anticristo li ucciderà, e dice che i loro corpi saranno lasciati nella città di Gerusalemme. L'Anticristo non permetterà di essere seppellito, e tutto il mondo vedrà allo stesso tempo questi 2 cadaveri nella città di Gerusalemme. Fratelli e sorelle, 50 anni fa questo non era possibile, ma oggi con la tecnologia che noi abbiamo questo è possibile. Sì, come noi possiamo vedere, c'erano cose che si dovevano avvenire prima che Gesù potesse ritornare. La parola del Signore ci dice che quando tutta la gente del mondo vedrà questi 2 cadaveri, loro si manderanno regali. E oggi è possibile, fratelli e sorelle, queste cose di venire a compimento. In Daniele capitolo 12, versetto 4, noi leggiamo questo. Guardate che il Signore ha rivelato a Daniele: tu Daniele tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Il Signore ha profetizzato 2700 anni fa che come noi ci stiamo avvicinando alla fine dei tempi, la conoscenza, l'intelligenza aumenterà, e noi avremo cose, tecnologia che un'altra generazione ha mai avuto. Un'altra cosa che si doveva avvenire prima del ritorno di Gesù Cristo è la preparazione, il condizionamento delle masse al rapimento della Chiesa. Fratelli e sorelle, noi sappiamo dalla parola del Signore che Gesù ritornerà. Il suo ritorno sarà in due stage. Prima ritornerà per rapirsi la sua Chiesa, e dopo 7 anni ritornerà e tutto il mondo lo vedrà. Fratelli e sorelle, quando il Signore viene per rapirsi la Chiesa, questo sarà un evento miracoloso. Improvvisamente milioni e milioni di cristiani scompariranno dalla faccia della terra. In un battito di occhio la parola del Signore ci dice che noi andremo a incontrare Gesù nell'aria. I morti in Cristo risusciteranno prima, e noi che siamo viventi saremo trasformati e andremo a incontrare Gesù. Immagina questo che succederà. Milioni e milioni di gente scomparisce in un momento. Qualcuno deve dare una spiegazione che è successo a tutta questa gente che è scomparsa. La spiegazione sarà che di alieni,
gente di altre nazioni, gente di altri paesi nel cielo sono venuti e se si sono portati. Fratelli e sorelle, come vi ho detto prima, non c'è niente nel cielo, non c'è un altro posto dove la gente vive, solamente il Signore mette la gente qua. Ma sì, negli ultimi 70 anni il nemico ha programmato la gente di credere che ci sono extraterrestriali in questo mondo, ma non c'è. E lui ha fatto questo così quando il ravvimento della Chiesa verrà a compimento. Loro crederanno la bugia dell'Anticristo e loro crederanno che questi alieni sono venuti e se li sono portati. Sì, fratelli e sorelle, il nemico non sa il futuro, ma il nemico deve dare una spiegazione a quello che il Signore farà nel futuro. Un'altra cosa che si doveva avvenire prima del ritorno di Gesù Cristo era la crescita dell'antisemitismo in tutto il mondo. Fratelli e sorelle, negli ultimi due mesi, da quando c'è stata questa guerra tra Israele e i terroristi del Gaza, l'antisemitismo è aumentato in tutto il mondo. Proteste contro Israele, proteste contro i giudei, tutto il mondo si ribella contro loro, tutto il mondo vogliono che loro si fermino di questa guerra. Sì, fratelli e sorelle, non ci dovrebbe sorprendere. Il Signore ce l'ha detto, che alla fine dei tempi tutto il mondo odierà la nazione di Israele. E noi lo vediamo oggi, come oggi, che tutto il mondo li odia. Se voi avete ascoltato, cantano questa canzone: dal fiume al mare la Palestina sarà libera. Sì, per liberare la Palestina loro dicono che la nazione di Israele deve scomparire. Tutti i giudei devono essere uccisi. Ma fratello e sorello, questo non si può avvenire. È motivo che non si può avvenire perché il Signore ha promesso che ci sarà una nazione di Israele su questa terra. E quando Gesù ritornerà per la nazione di Israele. Sì, fratelli e sorelle, noi stiamo vivendo negli ultimi tempi. Tutte queste cose che si dovevano avverare si stanno avverando in fronte, proprio davanti agli occhi nostri. Un'altra cosa che si doveva avvenire prima del ritorno di Gesù Cristo è la preparazione per la guerra che il Signore descrive nel profeta Ezechiele 38-39, quando la parola del Signore descrive un gruppo di nazioni che si unirà e attaccherà la nazione di Israele. Loro saranno il capo di questa nazione di Israele sarà Putin, la Russia. La Russia si unirà insieme alla Turchia, insieme all'Iran, insieme alla Libia, insieme al Yemen, insieme a Sudan e loro attaccheranno la nazione di Israele. Fratelli e sorelle, se voi vedete e seguite le notizie, prima un anno fa, un anno e mezzo fa, Israele e la Russia erano amici. Ma da quando è incominciata la guerra che la Russia ha attaccato l'Ucraina, questa amicizia tra la Russia e Israele è cambiata e oggi come oggi la Russia non è amica più di Israele. Putin non è amico di Israele. Ma fratelli, questo non ci dovrebbe sorprendere perché il Signore dice che negli ultimi tempi la Russia sarà amica con la Turchia e amica con l'Iran. E se voi vedete, noi vediamo sempre il presidente della Russia, il presidente della Turchia e il presidente dell'Iran che fanno fotografie insieme, che si stringono le mani. Fratelli e sorelle, sì, la parola del Signore sta avvenendo a compimento davanti agli occhi nostri e che ci dice che Gesù ritornerà molto presto. Non c'è coincidenza. Il Signore l'ha detto, il Signore l'ha profetizzato e questo si avverrà. Fratelli e sorelle, c'è un'altra cosa che doveva avvenire prima del ritorno di Gesù Cristo, è l'apostasia. L'apostasia.
Paolo dice questo nell'epistola Tessalonicesi capitolo 2 versetto 3. Nessuno vi inganni in alcun modo. Sta parlando a credenti e dice non ti fare ingannare, perché negli ultimi tempi falsi cristi sorgeranno. Ci sarà gente che dichiarerà che noi siamo ferventi dell'Iddio vivente, che noi siamo predicatori della verità, ma non sono predicatori della verità. Sono servitori di Satana e lo scopo è di ingannare agli eletti. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Sì, Paolo dice quel giorno. La grande tribolazione non può incominciare se prima non ci sarà l'apostasia. Apostasia significa che la maggior parte di chiese che credevano nella verità, la maggior parte di credenti che servivano Gesù Cristo e amavano la parola del Signore, si gireranno dalla verità e seguiranno cose che non sono vere. E fratelli e sorelle, noi vediamo ogni giorno come molte chiese non predicano la verità. Molti pastori non dicono alla loro gregge quello che la parola del Signore dice. Il problema è che molta gente nella chiesa non è interessata a udire la verità. La gente nella chiesa è interessata a udire un messaggio che li fa sentire bene. Un messaggio che scaccia le orecchie. Ma fratelli e sorelle, il Signore ci ha avvisato che prima che Gesù ritornerà ci sarà un'apostasia. La Chiesa si girerà via dalla verità della parola del Signore e la Chiesa continuerà a credere non nella verità. E fratelli e sorelle, lo vediamo questo in tutto il mondo. You know, cose che prima erano peccato, cose prima che non si potevano fare perché noi sapevamo che erano contrarie alla parola del Signore, oggi sono accettate. Non solamente sono accettate, ma sono sparse e predicate come essere cose normali. Però la parola del Signore non cambia. Non ha importanza quello che io dico, non ha importanza quello che nessuno dice. La parola del Signore non cambia. Gesù dice il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola durerà fino alla fine. Non ha importanza quello che io dico, l'importanza è quello che la parola del Signore dice. E fratelli e sorelle, certe volte noi guardiamo a questo, guardiamo a quello, guardiamo quello che questo fa, quello che lui... Noi non ci dobbiamo interessare a quello che nessuno fa, noi ci dobbiamo interessare solamente a quello che noi facciamo. Noi ci dobbiamo interessare della nostra relazione con Gesù Cristo, di seguirlo, di amarlo e di fare la sua volontà ogni giorno della nostra vita. Fratelli e sorelle, Gesù ritornerà molto presto. Quando? Non lo so. Guardate, ma tutte queste cose che vi ho detto che si dovevano avverare, si sono già avverate, si stanno avverando davanti agli occhi nostri. Come abbiamo detto stamattina, il Signore ha già stabilito il giorno. Il Signore aveva stabilito il giorno della prima venuta di Gesù. Il Signore ha anche stabilito il giorno del suo ritorno. E quando quel giorno verrà, il Signore ritornerà.
non ci sarà, il Signore non dirà aspetta, no, lo facciamo più tardi, no, quando il giorno viene il Signore ritornerà e coloro che sono pronti andranno a essere con Lui. Certe volte noi, io appartengo a questa chiesa, io appartengo a questa religione, appartengo a questa denominazione. Fratelli e sorelle, non è importanza a che chiesa tu appartieni, non ha importanza quello che tu credi. L'unica cosa che importa è se quello che la parola del Signore dice. La parola del Signore dice che noi siamo tutti peccatori, che noi non ci possiamo salvare. E l'unico che ci può salvare è Gesù Cristo. E quando il tempo è venuto, il Signore mandò il suo figlio, nato sotto la legge, nato dalla donna, per salvare i peccatori. Fratelli e sorelle, tu sei un peccatore oggi, tu sei una peccatrice oggi, il Signore ti ama. Il Signore vuole che tu lo ricevi nel tuo cuore. E se tu fai questo, se tu ricevi Gesù Cristo nel tuo cuore come il tuo Salvatore, il Signore ti salverà. Il Signore scriverà il nome tuo nel libro della vita. E se Gesù ritornerà, noi andremo a essere con Lui. Questa è la decisione più importante che ogni persona deve fare. Gesù Cristo. Chi è Gesù Cristo a te? È un nome come un altro nome? È una figura che noi ci ricordiamo una volta all'anno durante Natale? O è il nostro Salvatore? Il padrone della nostra vita, colui che ci ha amato e che ancora ci ama ogni giorno della nostra vita. Fratelli e sorelle, come vi dico sempre, se tu hai accettato Gesù Cristo nel tuo cuore come tuo personale Salvatore, gloria a Dio, gloria al Signore. E ora noi dobbiamo dire a coloro che non credono in Gesù, di credere in Gesù, perché Lui sta ritornando. Quando il Signore ci dà l'opportunità, noi dobbiamo fargli sapere quanto il Signore li ama e quello che il Signore ha fatto per loro. Fratelli e sorelle, il Signore veramente non vuole che nessuno perisca. Il Signore vuole che ogni persona sia salvata, ma noi sappiamo dalla parola del Signore che la maggior parte della gente rigetterà l'amore di Dio, rigetterà Gesù Cristo. E quando il ravvimento della Chiesa verrà, loro saranno lasciati indietro e loro devono andare nella grande tribolazione. E loro devono fare cose, devono soffrire molto. Ma tutto si può evitare se solamente ora che stiamo ancora sotto la grazia di Dio e la salvezza di Dio è disponibile a tutti. Se noi l'accettiamo, noi andremo a essere con Gesù Cristo. Signore, ti ringrazio per la tua parola. Ti ringrazio un'altra volta per aiutarci a farci comprendere che noi stiamo vivendo negli ultimi tempi. Gesù Cristo ritornerà molto presto. Tutte le profezie che tu hai scritto nella tua parola si sono avverate nel passato, alcune si stanno avverando nel presente e ci sono altre che si avveranno nel futuro. Ma noi sappiamo che Gesù può ritornare in ogni momento, e noi dobbiamo essere pronti, sempre. Aiutaci, Signore, aiutaci a essere pronti. Quando la tromba suonerà e quando Gesù verrà, e noi lo incontreremo nell'aria. Ti ringrazio, Signore, e ti benedico nel nome di Gesù Cristo. Fratelli e sorelle,
usiamo il nostro tempo, il tempo che il Signore ci dà, usiamo in una maniera buona. La maniera che lo possiamo usare è di dire ai nostri familiari, ai nostri amici, ai nostri vicini, che Gesù li ama e Gesù vuole salvarli dal peccato. Fratelli e sorelle, vi saluto con la pace del Signore, vi mando un bacione da tutti noi, da qui dagli Stati Uniti dell'America, e se il Signore vuole, e se siamo ancora qui, ci vedremo un'altra volta la settimana prossima. Il Signore vi benedica a tutti. La pace del Signore.